Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la 28ª Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La 28ª Domenica del Tempo Ordinario ci mette davanti un Vangelo di guarigione, una guarigione straordinaria, 10 persone insieme e di una malattia veramente mortale, una condanna in vita, la lepra. E però l'accentuazione del Vangelo, sul tema anche lucano abbastanza ricorrente, è quello del ringraziamento. Cioè non solo sperimentare l'azione di Dio, ma riconoscere a Dio questa azione tramite appunto una preghiera di ringraziamento. Così nella prima lettura l'episodio di un pagano, Naaman il Siro, questo capo dell'esercito siriano, che appunto ammalato di lebbra, poi troverà nel profeta Eliseo, troverà la sua salvezza, ma il suo atteggiamento non sarà quello di un semplice grazie, ma sarà proprio un cambiamento d'atteggiamento. Comprenderà che soltanto l'intervento di Dio mediante il profeta ha potuto salvargli la vita. La seconda lettura, il testo di Seconda Timoteo, è interessante, è una confessione. In questo mondo con la fede non si può scherzare, cioè va confessata, certamente anche può portare qualche problema, qualche difficoltà, qualche contraddizione, qualche persecuzione, ma è certo che chi in questa vita lo confesserà con fedeltà, con fiducia, avrà anche la sua ricompensa. Un Vangelo dunque particolare perché ci invita a quella riflessione sul tema del so ringraziare, so riconoscere, che è particolarmente significativo. Il fatto poi che questo sia un samaritano, cioè una persona che non avrebbe dovuto avere questo tipo di sentimenti religiosi e magari non riconosciuti davanti a Dio, è ancora più singolare, cioè il fatto che il Signore comunque guarda il cuore e non solo l'apparenza. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, vorrei sottolineare con voi un aspetto. La modalità con la quale Gesù guarisce questi 10 lebbrosi, che è legata al comando che dà loro: andate a presentarvi al sacerdote, applicando quello che è il precetto della legge, che appunto vede come necessario da parte dell'uomo affetto di lebbra, dopo la guarigione, presentarsi al sacerdote perché questo possa ufficialmente ricondurlo all'interno della comunità, attestando la sua purificazione. Allora, una guarigione che avviene in modo singolare rispetto ad altre che si ritrovano riportate nei Vangeli, una guarigione che avviene attraverso l'ascolto di una parola data da Gesù e l'osservare, l'agire in modo pronto e aderente alla parola che appunto Gesù ha rivolto. Un esempio importante che viene sottolineato anche dal ritornare del samaritano, che unico fra tutti i 10 riconosce Gesù come colui che agisce e per mezzo del quale si è stati purificati, si è stati guariti. E proprio il suo ritornare a ringraziare Gesù e rendere lode a Gesù ancora di più ci porta a guardare all'importanza
di ciò che è avvenuto, che non è la guarigione l'aspetto più prezioso, quanto l'aver intrapreso un cammino fidandosi della parola di Gesù, del comando di Gesù. È quell'essere accompagnati, guidati, sorretti da una consapevolezza che la parola di Gesù, ascoltata e portata nella propria vita, è una parola capace di trasformare la nostra esistenza, trasformare la nostra vita. È la manifestazione della fede. Questo episodio ci racconta sì di un miracolo di guarigione, di una purificazione di questi uomini intaccati dalla lebbra, ma attraverso l'andare e il ritornare del samaritano ci viene mostrato un esempio di fede nella parola di Gesù, che diventa poi fede nella persona di Gesù, nel riconoscere Gesù come colui che ha permesso che la guarigione avvenisse. Allora, un episodio prezioso che ci mette dinanzi di nuovo la questione e la domanda circa la nostra fede e come viviamo la fede, tenuto conto che la nostra fede si gioca su una relazione, su un rapporto che è quella con Gesù e su un ascolto, prima di tutto, che è quello della sua parola, del Vangelo. Ed è questa parola che può trasformare la nostra esistenza. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica.